Salve a tutti e benvenuti su SissiTube. Oggi sono qui per fare la seconda parte del mega book haul. Vi ricordate il video precedente, prima parte? Sono qui per fare la seconda parte perché ho comprato giusto altri due libri. Allora, e mi è anche arrivato un mega pacco di libraccio e tre pacchi di Amazon, e farò l'unboxing non in questo video, se no facciamo la notte di Natale, Jingle Bell qui insieme, ma il prossimo video quindi sarà un unboxing. E iniziamo subito, Luna sta dormendo, se no questo video non sa da fare. Allora, iniziamo. Secondo volume della Spada della Verità, la serie di 11 libri di una serie fantasy meravigliosa che ho visto e letto solo io, a quanto pare che non lo vedo da nessuna parte, sto libro. E questo qui ha un costo di 30 euro, ma io l'ho trovato su Vinted a 13-14 euro, e poi questo è un secondo volume introvabile, quindi che culo! E poi ho acquistato su Amazon anche il terzo volume, ora piano piano la recupero tutta. E questa qui è, avevo detto il titolo di questo, no, La Pietra delle Lacrime di Terry Goodking, appunto della serie della Spada della Verità, mentre questo è La Stirpe dei Fedeli. Questo qua solo 8 euro su Amazon, cioè wow, perché questo libro costa 25 euro. Infatti stanno scontatissimi 8-12 euro, prima o poi li prendo tutti. E questi sono 2 e 3. Poi ho preso su Amazon di Julie Kaplan, Brooklyn Bakery. Questa è un'edizione Harmony al costo di 6,90 euro. Nella piccola pasticceria di Brooklyn ogni giorno può essere il più dolce e romantico. Mi piace tantissimo questa copertina, vorrei proprio stare qui a bere il mio caffè. È molto molto carina, una storia d'amore ambientata appunto a New York, e mi piace. Poi questo qui, secondo me, sarà una delle mie prossime letture perché mi sconfinferà tantissimo, lo volevo prendere da un sacco di tempo, ed è di Alex Landrigin, non so pronunciarlo, Storia di due anime. Questo qui è della Nord e ha un prezzo di 18 euro. Una storia iniziata più di due secoli fa e non ancora finita. Sette vite e tre manoscritti impossibili, due anime che si cercano un assassino. Cioè, fighissimo, non vedo l'ora di leggerlo, quanto è bello sto libro. Vorrei farci un gruppo di lettura, adesso vedo un pochino. Vorrei fare un gruppo di lettura con qualsiasi libro io. Vabbè. Questo qui invece l'ha inviato la De Agostini. E mi sconfinferà tantissimo, al costo di 13,90 euro, Victoria Black, Il diamante della notte. Due magiche gemelle, un diamante nero, un regno da riscattare. Non vedo l'ora di leggere tutti questi libri insieme a Luna. Il primo affascinante capitolo di una nuova avventura fantasy. Mi sconfinferà davvero tantissimo. Poi all'interno ci sono anche delle illustrazioni. Ma quanto è bello sto libro, non vedo l'ora di leggerlo. Adoro. Poi ho preso un libro natalizio. No, pensavo fosse una fascetta. Invece è una fascetta. Perché hanno rovinato il libro in questo modo? Perché? Vabbè. Di Stephanie Perkins, perché ha amato tutte le volte che ho scritto ti amo, il libro Tu sei tutto quello che voglio per Natale. Con i racconti di Holly Black, Gayle Forman, Rainbow Rowell e Jenny Han e tanti altri. Sono dei racconti natalizi, appunto. Mi sconfinferava, non so, per Natale. Questo qui è dell'APM, ha un costo di 17 euro. Secondo me è carino, sono vari racconti così ambientati a Natale, 12 storie, 12 grandi autori. Oh, pensavo fosse un bollino, invece è una palla. Poi di Giulia L, Disperata e Felice, Diario Segreto di una Mamma. Questo qui me l'ha regalato Valentina di Vale Libri insieme a questo qui di Sophie Kinsella, I Love Shopping per il Baby. Questo qui di Sophie Kinsella mi mancava, grazie mille, perché questo qui lo sto leggendo, mi sta aiutando molto a ragionare un po' più con calma rispetto al mio rapporto di madre figlia, e quindi molto utile. E poi la Kinsella l'adoro, questo mi mancava, quindi grazie Vale.
passiamo a un thrillerone, La ragazza sbagliata, un grande thriller di C.D. Meyer. Eccolo qui, tutti la credono pazza e se invece stesse dicendo la verità, ovviamente thriller psicologico, Newton Compton, 9,90. Un altro thriller, questo pure mi sconfinferà un sacco, non vedo l'ora di leggerlo, di Mary Hermanson, Il diavolo e il suo doppio. Questo qui, che casa editrice è questa? Wanda, non la conoscevo, e ha un prezzo di 20 euro, però su Amazon costa 18. Questo qui è un thriller psicologico che parla di due gemelli, se non mi sbaglio uno prende la vita dell'altro, non mi ricordo. Però sono sicura che parla di gemelli e non vedo l'ora di leggerlo. Poi, questo qui me l'ha regalato Deborah, adoro, ti voglio tanto tanto bene, ed è Disney Villains, Crudelia Demon, la mia vera storia. Questo qua è delle aggiunte a un costo di 14 euro e l'ho visto proprio in libreria qualche mese fa e volevo un sacco prenderlo, invece poi mi è stato regalato, qui c'è il biglietto di auguri. È fantastica Deborah, grazie con tutto il cuore. Questo qui invece me l'ha regalato mia sorella per Natale. Io vi volevo fare anche un video di tutti i regali di Natale che ho ricevuto, perché Luca mi ha regalato tante di quelle cose a tema Harry Potter per Natale che voi non avete idea. Magari più avanti vi giro un video, non lo so, voi scrivetemi nei commenti se volete vedere i regali di Natale, poi vediamo. Questo qui è di Cara McDowell, La versione migliore di me, una scelta può cambiare il destino. Questo qui è della PM e ha un costo di 17 euro, parla un po' come se fosse Sliding Doors, siamo a New York, infatti dice Sliding Doors incontra quando l'amore è magia serendipity, una storia senza tempo fatta di crescita, amore e infinite possibilità. E quindi mi ha regalato mia sorella per Natale, è bellissima la copertina, poi così tutta innevata in questo viola. Bellissimo, questo sarà il primo libro che leggerò a Natale, segnatevelo. Poi un fantasy di Erin Dom, anzi in realtà non so se è un fantasy, però non ne so molto. Comunque di Erin Dom non bastano gli occhi per vedere, serve un cuore in grado di guardare. Il titolo è Nel modo in cui cade la neve, della Salani, al prezzo di 16,90 euro. Dice: un cuore candido come la neve, un amore che infuria come la bufera, un segreto prezioso da custodire oltre la morte. Ne ho sentito parlare bene e quindi l'ho acquistato. Questo qui me l'ha regalato Deborah sempre ed è Storia d'inverno di Jill Barclay ed è un librettino troppo carino, tutto illustrato con la neve, tema Natale, ma che meraviglia. Questo qui non vedo l'ora di leggerlo a luna, guardate che belli questi topini, mai avuto un libro così bellissimo. Poi, troppi libri, un altro thriller, state, ecco qua, La biblioteca dei libri proibiti di John Harding. Sono solo una bambina, qui non potrei entrare, per questo devo dire le bugie, per questo mi restano solo i libri. Thriller sempre al costo di 6,90 euro della Garzanti. Coinvolgente, la forza della lettura può a volte salvare la vita. Ci troviamo nel New England del 1891 e ha un'ambientazione molto, molto particolare, un po' inquietante, molto bello secondo me, vediamo. Poi, questo qui, non mi ricordo se già ve l'ho fatto vedere, sta qui per caso, però mi pare di no. Comunque, Fair Street, l'inizio dell'incubo di R.L. Stein. Di questo qui trovate la serie dei tre film su Netflix e secondo me è bellissima quella serie di film e quindi ho voluto acquistare il libro che appunto è l'inizio di tutto. Tutti a Shadyside crescevano ascoltando storie su Fair Street, storie di persone andate a passeggiare nel bosco e mai più tornate, storie di incendi misteriosi che non si facevano domare, storie di omicidi irrisolti e di misteri spiegabili. Secondo me è molto molto carino, della Mondadori al costo di 9,90.
Questo qui invece me l'ha inviato una gioia, perché è arrivato il giorno del mio compleanno, della Longanesi di Giuseppe Festa, una trappola d'aria, thriller che non vedo l'ora di leggere. Dice: la natura non può vendicarsi, ma qualcuno può farlo al suo posto, qualcuno di inarrestabile. Questo qui ha un costo di 18 euro. Non vedo l'ora, poi è ambientato in Norvegia negli anni 90, cioè bellissimo. Non vedo l'ora di leggerlo, mi sto spoilerando perché dentro ci sono delle cose strane. Guardate, tipo così è una pagina. Non vedo l'ora di leggerlo. Poi, un libro che mi ha regalato Luca per Natale, di Harry Potter, cioè di Harry Potter, buonanotte, cioè il libro Harry Potter, il libro di cucina ufficiale, oltre 40 ricette cotte incantate, Wizarding World. Questo qui ha un prezzo di 15,90 euro ed è in copertina rigida, e ci sono tutte le ricette ispirate ad Harry Potter. Ad esempio qui abbiamo grissini a forma di bacchetta, e ci sono tutte le ricette, c'è anche la famosissima torta di Hagrid, c'è davvero di tutto. Guardate, il pane dei doni della morte, cioè è fichissimo questo libro, non vedo l'ora di creare una ricetta. C'è anche la torta libro dei mostri, cioè bellissimo, bellissimo. Thriller psicologico, eh? Io cambio molto genere. Al costo di 17 euro della Rizzoli, di Leo Benedictus, Ad ogni tuo sguardo, un thriller psicologico. Dice: un esperimento mentale ingegnoso e terrificante che ricorda Nabokov e Patricia Highsmith. Siamo a Londra e dice: il sentimento provato su quel binario non ha un nome che conosco, ma lo stesso fascino che esercitano le scogliere o gli incidenti stradali, forti e irrefrenabile. L'ho fatto per giustizia, per Francis, per l'atto in sé, per me stesso. Trilleroni. Quando li leggerò, non si sa. Un libro che ho preso a Luna per Natale, della Giunti, Classici Giunti, Classicini, Canto di Natale di Topolino. Questo ha un costo di 9,90 euro. Troppo carino, ragazzi, cioè bellissimo. Fantastico, non vedo l'ora di leggerglielo. E sempre a Luna per Natale ho comprato Storie di coraggio e gentilezza, della Giunti, a 14,90 euro. Sono tutte storie con le principesse Disney come protagoniste, che celebrano il coraggio, la gentilezza e la bellezza della propria unicità. Ad esempio abbiamo Mulan, e dentro c'è tutta la storia di Mulan, e ogni storia, diciamo, dovrebbe insegnarci qualcosa, e secondo me è molto molto bello. Questo qui è dedicato a Belle, è scritto Belle, nuovi amici si intitola la storia, è bellissimo, e ogni storia ci insegna qualcosa. Le principesse sono queste, adoro. Poi siamo quasi alla fine, mancano 3 libri. Ho acquistato il libro di un film che amo e che non ricordo assolutamente, quindi voglio leggerlo adesso che non ricordo niente del film, ed è di Mark Halperin, Storia d'inverno, della Beat Bestseller. Tra amore e destino, tra luce e oscurità, i miracoli possono accadere. Ricordo che il film l'ho amato, un po' stile Cloud Atlas, questa realtà un po' con del pizzico di magia, e è un bel mattonazzo, però al costo di 9,90 è poco, non vedo l'ora di leggerlo, veramente. È stupendo questo libro, è magico. Poi arriviamo a un libro che ho acquistato perché sto facendo la collezione, e questo è Amore se Cenerentola non avesse mai provato la scarpetta, della Giunti, al costo di 14 euro. Queste sono appunto delle storie Disney un po' alternative, cosa sarebbe accaduto se Cenerentola non fosse riuscita a farsi riconoscere, e sono molto molto carine. Mi mancava Cenerentola, che è l'ultimo uscito se non mi sbaglio, e l'ho preso. E poi della Dark Side, che io amo, di Jennifer Hiller, Cuori in trappola. Questo ha un costo di 18,50 euro, è sempre un thriller psicologico, e dice: candore, perversione, ossessione, gelosia, il fascino torbido delle doppie vite degli adolescenti di provincia, protagonista in questo avvincente thriller psicologico.
Ecco qua, ragazzi, abbiamo finito, cioè c'è un libro, comunque qua c'è un bordello. Fatemi sapere se leggerete uno di questi libri, se già li avete, se li avete già letti. E noi ci vediamo nel prossimo video che sarà un super mega unboxing, libraccio e forse anche Amazon. Comunque, sicuro libraccio. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!